in campo Montecatini con Meni, Circosta, Tabi e Rizzitello per Varese. Abbiamo il 16 Pagani, poi Bolzanella, pericolo pubblico numero 1 di la squadra allenata da Cecco Vescovi, poi il numero 7 Sant'Ambrogio e il numero 4 Moalli. Saltano Tabbi che parte in quintetto, il primo pallone controllato da Montecatini con Circosta che prova subito una penetrazione e va a segno. I primi due punti sono di Valerio Circosta. In attacco Varese con Bolzanella che subisce subito un fallo da Guido Meni. Rimessa della squadra ospite con Castelletta che scambia con Bolzanella, penetrazione per Pagani che sbaglia, rimbalzo però è controllato da ancora Castelletta che lo ruba a un giocatore avversario, poi sbaglia anche Pagani, rimbalzo di Meini, poi Circosta che avrebbe una mezza idea di tirare, ce l'ha anche Rizzitiello ma non tira nessuno, palla per Meini che va in penetrazione, cerca uno scarico, trova Petrucci si avvicina a canestro, poi cerca di servire Tabbi, la palla arriva fortunatamente al capitano che spara la tripla del 5-0. Come potrete notare dalle immagini è stata aperta per la prima volta la tribuna che una volta si chiamava Tribuna Club, proprio sotto il canestro dove attacca Montecatini facendo i passi di Castelletta, non fischiata, abbastanza clamorosa. Castelletta comunque segna i primi due punti di Varese, forza Circosta, sbaglia nella circostanza, rimbalzo per la Celsanus, Bolzanella apre per Sant'Ambrogio, poi palla recuperata da Rizzitiello, fallo antisportivo di Castelletta che ha provato a fermare Rizzitiello in contropiede, è bastato che la maglia si muovesse per costringere gli arbitri a fischiare l'antisportivo. Gli arbitri sono gli emiliani Meloni e Cassinadri, due liberi per Nelson Rizzitiello. Rizzitiello realizza il primo, poi va via pensando di doverne tirare uno solo, ma i liberi dell'antisportivo sono due. Sbaglia il secondo. 6-2 per Montecatini, giocato 1 minuto e 36 nel primo quarto, subito pressione a tutto campo, faccia a faccia di Moalli su Meini che un po' è il leitmotiv delle ultime tre giornate di campionato, ovvero Meini marcato a vista, Meini se ne frega, va dentro, subisce un fallo dalla difesa avversaria. Due liberi addirittura per Guido Meini che aveva, si era sbarazzato del pallone, per gli arbitri sono, lo hanno considerato invece in azione di tiro, quindi il capitano si avvia per due liberi. Sbaglia il primo Guido Meini. Realizza il secondo il capitano. In attacco Varese con Pagani che riceve da Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio vuole un blocco, arriva il blocco di Castelletta, ma poi Sant'Ambrogio si mette proprio, va dentro, bella palla per Castelletta che dall'angolo sbaglia, va allo scadere dei 24 secondi, rimbalzo di Nelson Rizzitiello per Petrucci, per Meini, bella palla dentro per Tabbi che spreca il cioccolatino buttando la palla fuori. Era un'ottima palla quella del capitano, ma Tabbi l'ha sprecata buttandola fuori. Remessa per Varese, 7-2 per Montecatini.
Sonella, il primo tiro della sua partita, lo mette dentro in arresto e tiro. Pozzanella, che è il miglior marcatore del girone con 19 punti di media più o meno, è sicuramente leader offensivo della squadra di Cecco Vescovi. Petrucci per Tabbi, che ora invece riceve bene, si muove, scarica per Petrucci che tira da tre punti, è corto il rimbalzo di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio cerca il compagno libero, trova Pagani, scusate, Castelletta, poi Moalli, cattiva ricezione, si libera di Meini. Moalli per Sant'Ambrogio, tira subito da tre punti, sbaglia, il rimbalzo è di Rizzitiello che poi si avventura in palleggio. Rizzitiello dentro per Petrucci, spalla a canestro, Marco Petrucci scarica fuori per Circosta che ha un'autostrada per il tiro da tre punti, e dentro il canestro di Valerio Circosta, 5 punti per Circosta, 10 a 4 per Montecatini. Fallo adesso di Tabbi nel body check su un giocatore avversario, si trattava di Moalli, e il secondo fallo di squadra per Montecatini, la rimessa per la Robur. Castelletta per Sant'Ambrogio che non va lasciato tirare, disattenzione della difesa di Montecatini. Circosta in possesso di palla, poi Rizzitiello, ora Meini che si fa anticipare da Moalli, rimessa per Montecatini. Petrucci in palleggio, va dentro, fuori per Rizzitiello dalla stessa posizione di Circosta, ma stavolta il pallone non va dentro, rimbalzo di Sant'Ambrogio per Moalli. Ora Bolzonella scarica per un compagno, ma la palla finisce nelle mani di Petrucci. Rizzitiello per Circosta che cerca di rare la palla ancora a Rizzitiello, ma l'ultimo a toccare è un giocatore di Varese. Infrazione adesso di 5 secondi per Montecatini. Rimessa quindi nelle mani di Varese, 10 a 7, giocate 5 minuti e mezzo in questo primo quarto. Ora fallo in attacco, Guido si accusa del fallo, ma è fallo in attacco di un giocatore di Varese, credo Castelletta, no, Pagani, primo fallo di Pagani. Circosta in possesso di palla per la rimessa, Meini raddoppiato, riceve lo stesso, però rischia di rifugiarsi in un guaio. Fallo in attacco di Meini su Moalli. È il secondo fallo di Guido Meini. Esce Meini. Thank you.
gioco. Con Varese in possesso di palla, Pagani, è uscito Mini, è entrato Del Frate. Mini, due falli a carico, ora fallo di Tabbi su Bolsonella, lanciato sulla riga di fondo. Ora va. Si sta provvedendo a asciugare il perché c'è un po' di umido questa sera. Qualche problema con le statistiche che stiamo cercando di risolvere. Taglia il tiro di Bolsonella che non va dentro. Rimbalzo di Rizzitiello, 10-7 punteggio a favore della Fabiani. Poi c'è un fallo alla difesa di Varese, credo al numero 16 Pagani, forse no. Primo fallo invece di Sant'Ambrogio, esce Pagani, entra con il numero 20 Sabbadini. Rizzitiello da tre punti, realizza la tripla Nelson Rizzitiello. Quattro minuti e 18 alla fine, la tripla di Rizzitiello porta Montecatini al massimo vantaggio, 13-7. Entra Matteucci, esce Castelletta per Varese, il capitano della squadra allenata da Vescovi, entra come settimo uomo. Bolsonella, Moalli da tre punti, un mattone che non va, rimbalzo controllato da Castelletta. Matteucci, scusate, Bolsonella va dentro, Del Frate non regge il primo passo di Bolsonella, giocatore con una buona carriera anche in Serie A, quindi di tutto rispetto. Montecatini in bonus, quindi Bolsonella si guadagna due tiri liberi. Realizza il primo. Montecatini che ripresenta in panchina dopo un mese e mezzo Matteo Caroli. Ma è pronto a entrare in campo Bianchi, mentre Bolsonella ha sbagliato il secondo libero, zona per Varese. Del Frate, esce Rizzitiello, Petrucci avrebbe spazio per tirare, non ci pensa due volte, però sbaglia il tiro. Rimbalzo per Moalli. Bolsonella esce forte su di lui Di Giacomo, sbaglia tiro da tre punti Sabbadini, scusate, Rizzitiello, ci pensa lui a tirare da tre punti, sbaglia, rimbalzo in attacco di Di Giacomo che va a tirare da sotto e realizza un gran pallacanestro Emanuele Di Giacomo. Bel rimbalzo in attacco e bel canestro di Di Giacomo, 15-8, massimo vantaggio Montecatini. Moalli, arriva la buona difesa di Rizzitiello, ottimo rimbalzo di Di Giacomo che scarica su Del Frate, 2:50 alla fine del primo quarto, suggerisce il passaggio a Rizzitiello, coach Campanella. Rizzitiello scarica per Circosta da tre punti, fallo di Moalli, ottima, ben cercato questo fallo da Circosta che ha allungato la gambina. Moalli ci è cascato e anche l'arbitro. Time out chiamato da coach Vescovi sul 15-8 per Montecatini.
lunetta, circosta con tre tiri liberi, realizza il primo, sbaglia però il secondo. Realizza il terzo, esce Circosta, 2 su 3 per lui. Entra Bianchi per Valerio Circosta, quindi Bianchi, Del Frate, Di Giacomo, Rizzitiello e Petrucci in campo per la Fabiani. Bolzonella da 3 punti, rimasto in attacco di Castelletta, che si libera di Di Giacomo con un mezzo spintone e va a realizzare. 17-10, 2-18 alla fine del primo quarto. Del Frate, Bianchi, ribalta per Petrucci, dentro per Rizzitiello, è chiuso da due avversari. Rizzitiello, passi di Nelson Rizzitiello, la rimessa è per Varese, che con la zona sta provando a confondere un po' l'idea a Montecatini. Montecatini continua a difendere a uomo, anche se coach Campanella ricorrerà sicuramente ai suoi tatticismi. Fallo ora di Bianchi. Primo fallo di Bianchi. E in lunetta ci va Castelletta. Realizza 1 su 2 Castelletta, sbaglia il primo, realizza il secondo, ancora pressione a tutto campo per Varese, che inizia col pressing, poi si richiude a zona con Bolzonella e Sant'Ambrogio davanti. Troppi palleggi per Del Frate, che poi si prende un fallo da Bolzonella. Due liberi in arrivo per il Virgulto di Monte Carlo. Sbaglia il primo Del Frate. Va il secondo. 1 su 2 per lui. 18-11 Montecatini, 1 minuto e 35 alla fine. Matteucci per Bolzonella, chiama un blocco Bolzonella, invece arriva Sabadini che ha spazio per tirare. Sabadini sbaglia, rimbalzo di Rizzitiello, c'è il vuoto a rimbalzo. Nelson spinge la transizione, Bianchi per Del Frate, sempre a zona Varese. Bianchi arriva il blocco di Di Giacomo. Bianchi perde palla però, passaggio troppo debole verso Rizzitiello. Gassi di Sant'Ambrogio, no, fallo di Del Frate, peccato. Time out per Montecatini. Time out Fabiano. Thank you.
realizza 2 su 2 Varese, 18-13, 56 secondi alla fine. E ancora contro la zona Montecatini con Del Frate per Petrucci, ora Rizzitiello, fallo in attacco di Del Frate, palla persa quindi per Montecatini. L'attacco per Del Frate, il terzo cambio, Fabiani, torna circosta per Petrucci. Rientra circosta, è uscito Petrucci, 44 secondi alla fine. Bella palla di Sabbiadini per Castelletta, che va a realizzare il meno 3, quindi Varese con un parziale di 7-1 torna a meno 3 di Giacomo. Palla persa, Sabbiadini capisce tutto e va a realizzare il meno 1 in contropiede. Ultima azione per Montecatini, Del Frate si butta dentro, conclusione un po' forzata, il pallone non va dentro, rimbalzo per Matteucci che tira da metà campo, fra un po' fa anche canestro. Comunque il primo quarto si chiude con Montecatini in vantaggio di un punto, 18-17. Ricomincia il secondo quarto dal Palaterme, 18-17 per Montecatini, che ha subito un break di 9-1 da parte della Celsanus. Palla recuperata da Di Giacomo, l'ultimo a toccare Castelletta, rimessa a Fabiani. Bianchi per Meini, circosta Di Giacomo, ancora circosta questa zona, fallo su circosta non fischiato, sbaglia comunque il tiro, Montecatini doveva tirare ma poi perde palla. Petrucci, quindi al nuovo attacco per la squadra ospite. Sant'Ambrogio corto da tre punti, rimbalzo catturato da Di Giacomo dopo il tocco di Sabbadini, che intendeva favorire un compagno, Meini, circosta, fallo su circosta. Secondo fallo di Sant'Ambrogio, però esce Castelletta, rientra Pagani. Torna Pagani per Castelletta. Circosta e Leonetta con due liberi. Sbaglia il primo. Realizza il secondo. Diciannove.
19-17 in attacco Bolzonella, si rimbalza sulla buona difesa di Di Giacomo, palla recuperata da Circosta, Bianchi avrebbe spazio per il tiro da tre punti, però scarica il capitano, tira lui, sbaglia, rimbalzo catturato da Matteucci, Sant'Ambrogio libero da tre punti, sbaglia ancora, rimbalzo per Montecatini, Bianchi si libera di un avversario, scarica per Di Giacomo, la palla riesce ad arrivare a Petrucci, Circosta forzato da due, sbaglia, rimbalzo è controllato da Montecatini, l'ultimo a toccare è uno di Varese. Petrucci al tiro dalla lunetta, rompe il ghiaccio, i primi due punti per Marco Petrucci, 21-17, Casselletta passi, invece fallo il canestro, fallo di Circosta, scusate era Pagani, Circosta primo fallo, Pagani. Primo fallo per lui. Sbaglia il libero aggiuntivo. Bella palla di Petrucci per Di Giacomo che subisce fallo. Fallo è di Castelletta, Sabadini, scusate, numero 20 Sabadini, primo fallo per lui, rimessa in zona d'attacco per la Fabiani che ha due punti di vantaggio, sempre zona per Varese, Bianchi riceve da Petrucci, Petrucci riceve nello stesso punto dove ha fatto il canestro nell'azione precedente, un metro più avanti, la conclusione è comunque la stessa, 23-19 Sant'Ambrogio. Per Maruca che ha fatto per la prima volta il suo ingresso in campo, fallo in attacco di Matteucci, terzo fallo di squadra per Varese. Meini per Circosta, poi la palla arriva con un po' di fortuna al capitano, Petrucci ci riprova, sbaglia però stavolta, sarebbe stato il sesto punto consecutivo, era un buon tiro. Sant'Ambrogio, fallo di Di Giacomo, canestro non valido. Entra Tabbi, esce Di Giacomo. Cambio Fabiani, torna a Cicchiello per Di Giacomo. Cambio Varese. Escono Sant'Ambrogio. È uscito rientrato Bolzonella per Varese, Matteucci, Moali è rientrato in campo anche lui, Matteucci prende la riga di fondo, raddoppiato Moali, Bolzonella arresta il tiro da due allo scadere 24 secondi, sbaglia l'imbalzo di Meini, poi Circosta fuori per Bianchi, Bianchi ancora per Meini che si prende il tiro da tre punti e stavolta il capitano
dentro la tripla. 7 per lui. Bolzonella, arresto e tiro molto ben fatto. '26-21, siamo quasi al quinto minuto del secondo quarto. Rizzitiello per Bianchi. Circosta. Palla persa da Circosta. Recupera Moalli. Bolzonella si lancia verso l'area avversaria, arriva il raddoppio di Rizzitiello, superato elegantemente con lo scarico su Moale che sbaglia da tre. Ancora il rimbalzo di Rizzitiello. 26-21, vuole allungare Montecatini, vediamo se ci riesce. Bianchi va a cercarsi dei guai, poi si avvicina, fuori per Petrucci, la sua mattonella, sbaglia, rimbalzo in attacco di Bianchi, poi Petrucci ha una mezza idea di riprovarci, perde il pallone, no, l'ultimo a toccare è un giocatore avversario, ed ecco che entra Matteo Caroli, che noi l'avremmo chiamato fino a oggi Caroli, ma è lui ad aver specificato che si chiama Caroli. Sale Sabatini per Pagani. Meini in depredazione, sbaglia, rimbalza l'attacco di Rizzitiello che va a realizzare il 28-21. 6 per Nelson Rizzitiello. Bella penetrazione di Maruca che va a appoggiare i primi due punti della sua partita. 28-23, non molla Varese, cerca di respingere tutti i tentativi di allungo della Fabiani, poi bella palla di Meini per Rizzitiello, pick and roll eseguito molto molto bene. Matteucci riceve, riesce a ricevere, buona difesa di Caroli che però commette fallo. Terzo fallo di squadra per la Fabiani. Caroli, primo fallo di Sabarese. Matteucci avrebbe una bella voglia di tirare, però poi si avvicina e sfonda su Rizzitiello. Canestro di Matteucci. Meini, c'è fallo non fischiato su Meini, perde palla il capitano. Bolzonella per Castellani, Sabatini, ancora Bolzonella, doppio palleggio di Bolzonella. Time out per coach Campanella sul 30-25, 3 minuti e 27 alla fine del secondo quarto. Thank you.
gioco al Palaterme dopo il time out chiamato da coach Campanella, non ci sono cambi. Moalle ancora appiccicato a Meni, Caroli per Rizzitiello, ora Bianchi deve fare qualcosa, non ha ancora cominciato a attaccare Montecatini, arriva il fallo di Moalle su Meni e gli si è attaccato ai pantaloncini. Per Moalle dovrebbe essere il secondo, terzo fallo. Meini aveva un'autostrada per finire di battere e buttare fuori per Rizzitiello, poi Bianchi un tiro un po' forzato, sbaglia Tommaso Bianchi, rimbalzo di Matteucci, Maruca da Bolzonella, Maruca forse passi, sbaglia comunque il tiro Maruca, rimbalzo di Bianchi, Bianchi vorrebbe dare la palla a Rizzitiello ma invece la dà a Petrucci, ora Meini, scusate Caroli, per Petrucci, dentro per Rizzitiello che era lì da un quarto d'ora. 10 punti per Rizzitiello, sicuramente tra i migliori nella squadra di coach Campanella, 32-25, ancora 7 punti di vantaggio, 2 minuti e 10, Bolzonella per Matteucci, c'è il fallo di Caroli su Matteucci, bonus esaurito anche da Montecatini, due liberi in arrivo per Matteucci. Esce Caroli, rientra Del Frate, rientra Circosta ed esce anche Bianchi, quindi Campanella prova con il quintetto con i tre piccoli. Matteucci realizza il primo libero, Circosta, Meini e Del Frate in campo contemporaneamente. Realizza due su due Matteucci che è un ottimo tiratore liberi, ora pressing a tutto campo per Varese, superato in scioltezza da Meini, scarica su Del Frate, sono 16 secondi per andare al tiro. È tornata a uomo la squadra dei Ceccovescovi dopo aver passato buona parte del primo quarto e del secondo a zona. Ora palla persa da Circosta che si è andato a richiudere in una gabbia. Bolzonella dall'alto del suo talento va a realizzare e riporta a meno 3. Varese arriva subito al raddoppio di Moalle, non c'è tempo per respirare per i giocatori di Montecatini, il pressing di Varese è feroce. Bolzonella, Matteucci da tre punti, un cross, rimbalzo di Circosta, Meini avrebbe spazio per tirare ma poi arriva Bolzonella. Un minuto alla fine del secondo quarto, tre punti di vantaggio per il rossoblù. Meini chiude il palleggio, bella palla per Rizzitiello che va dentro col motorino e va a prendersi fallo da Matteucci che poi si accascia a terra. Non è Matteucci, scusate, è di Sabadini il fallo e probabilmente è lo stesso Sabadini per terra. Quando il gioco riprenderà ci saranno due liberi in arrivo per Nelson Rizzitiello, si conferma Sabadini ad essere rimasto un po' colpito nella penetrazione di Rizzitiello, un contatto sicuramente fortuito. Esce Sabadini, vediamo un po' confuso Sabadini, deve aver preso un colpo alla tempia, è entrato al suo posto Sant'Ambrogio e Rizzitiello in lenta con due tiri liberi.
Sbaglia Licitello il primo libero. Realizza il secondo. Prova la pressione a tutto campo anche la Fabiani. 33-29, 45 secondi alla fine. E poi ci andrà l'intervallo lungo. Zona adesso. Maruca, Matteucci, Moalli da tre punti. Ci prova Santambrogio, sbaglia. Rimbalzo di Petrucci dopo che Maruca aveva provato a mettersi in luce nell'area della Fabiani. Circosta un'autostrada davanti a sé, sbaglia però. Peccato, rimbalzo di Petrucci dopo il bel tentativo di Del Frate, che è andato a rubare la palla dalle mani di un giocatore avversario. Non ha l'ultimo tiro Montecatini, ha solo 6 secondi per andare al tiro. Bella palla di Meini per Petrucci, che permette a Montecatini di chiudere il tempo sul più 6. Marrucca, il tiro non è valido. 35-29, vantaggio Montecatini di 6 lunghezze. Ci risentiamo fra 15 minuti. Inizia il terzo quarto al Palaterme fra Montecatini e Varese. 35-29 il punteggio. Meini, Caroli, Circosta, Risitello e Tabbi in campo per Montecatini. Tiro sbagliato di Circosta, che ha fatto lui il primo tiro, come è successo all'inizio del primo quarto. Bolzonella, Santambrogio, Matteucci, Innocenti. E Pagani in campo per Varese, che ha sbagliato un tiro. Rimbalzo per Montecatini, Meini, Innocenti, messo in campo per Franco Bollare. Meini, bella palla di Meini per Caroli. Circosta, deve tirare Montecatini, 3 secondi, ci pensa Caroli, da 3, sbaglia. Rimbalzo è di Bolzonella. Innocenti, tira in aria un piccione, sbaglia, rimbalzo di Caroli. Caroli, Meini, Circosta, scusate, poi Meini. Rizzitiello, servito da Tabbi. Circosta. Caroli, dice da tirare, Montecatini lo fa allo scadere 24, lo fa Rizzitello venendo stoppato. Rimbalzo per Varese, Innocenti per Santambrogio. Ancora 0-0 per così dire in questo quarto. Santambrogio per Pagani, sbaglia, ma c'è il fallo di Tabbi, chiamato con un po' di ritardo. Due liberi in arrivo per Pagani. Realizza il primo. Anche il secondo. Meini,
cerca un compagno libero, da una serie di blocchi esce Circosta, si è un po' fermato l'attacco di Montecatini, anche questo tiro di Circosta è molto molto forzato. Credo che coach Campanella ricorrerà un time out quanto prima. Pagani, passi di Pagani, eccolo lì, passi di Pagani. Circosta si incarica di portare avanti il pallone. Esce Meini, 10 secondi, Ciccaroli, Rizzitiello libero da tre punti centrale, sbaglia, rimbalzo di Pagani. Sono passati 3 minuti, non ha ancora segnato nessuno. Matteucci, ottimo lavoro sulla riga di fondo, canestro rovesciato, bella palla per Rizzitiello che va, si arresta, palla di Guido Meino, Meini, 13 punti per Rizzitiello, anche Montecatini non per ghiaccio, 37-33. Sant'Ambrogio, rimbalzo in attacco per Montecatini. Innocenti, Sant'Ambrogio da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Meini. Meini spinge la transizione, dietro schiena per Circosta, arriva con un po' di fatica, ribaltamento ancora per Meini, dentro per Tabbi, lavora uno contro uno su Matteucci, arriva dove vuole andare Alessandro Tabbi, più 6 della Fabiani, giocati quasi 5 minuti. Bolzonella prova a ridurre il distacco con questa tripla che non va. Meini per Caroli, palla persa da Caroli, ma è molto più veloce Rizzitiello a recuperarla, poi tira da tre punti dall'angolo Nelson Rizzitiello. Il canestro di Rizzitiello è da 2, però è il 41-33 per Montecatini con il time out di coach Vescovi. Varese che all'attacco della zona della Fabiani, che con la bocca verso di Rizzitiello è andata nuovamente a più 8, è già la terza volta che succede in questa partita, vediamo se Montecatini riesce a mantenere questo mini vantaggio. Buona difesa di Caroli che però è l'ultima a toccare il pallone, sono 5 secondi a disposizione dell'attacco della Celsanus per provare a fare canestro. Tripla di Castelletta che non va, ma il rimbalzo di Bolzonella.
secondi alla finita dello scadere. Matteucci da tre punti, un cross, il rimbalzo è di Bolzonella che però ha toccato col piede la riga di fondo, mentre vediamo con piacere il ritorno in campo di Sabbadini dopo il problema accusato alla fine del secondo quarto, però un po' sofferente. Rizzitiello per Tabbi, gran palla di Rizzitiello, alto basso per Tabbi, più 10. Moalli per Maruca, ancora Moalli, Bolzonella, buona difesa di Caroli, da tre punti ora Maruca, sbaglia, rimbalzo di Meini, vediamo se Montecatini riesce a fare il break. Meini spinge per Caroli, arresto il tiro da tre punti, Matteo Caroli sbaglia, però il pallone stava per finire nelle mani di Tabbi che non lo controlla, rimbalzo per Varese. Moalli contro la zona di Montecatini, Maruca, fallo di Circosta. Esce Caroli, rientra Petrucci. Secondi per andare al tiro, Matteucci forse ora se ne accorge, tira un piccione, fra poco fa anche canestro, rimbalzo di Rizzitiello, Rizzitiello per Circosta, poi Meini, riga di fondo, bella palla per Tabbi, fallo di Castelletta, su Tabbi, gran bella palla di Meini. Esce Matteucci, rientra con il numero 16 Pagani. Tabbi sbaglia il primo libero. Anche il secondo, 0 su 2 per Tabbi, rimangono 10 i punti di vantaggio della Fabiania, 3 minuti dalla fine del terzo quarto, sempre a zona Montecatini, Bolzonella, Castelletta, Moalli, ancora Bolzonella, prova lui a risolvere l'impasse, 5 secondi per andare al tiro, Moalli deve inventare qualcosa, inventa quasi una persa, poi finisce il tempo, il canestro di Pagani non è valido, infrazione 24 secondi, ottima difesa di Montecatini, ma ora Montecatini deve segnare il canestro dell'allungo. Petrucci tocca col piede Castelletta, rimessa Fabiani. Ancora Meini, ritornata a zona Varese per provare a limitare i danni, una zona che aveva dato molto fastidio a Montecatini nel primo tempo. Tabbi per Petrucci, 3 secondi, deve tirare Marco, lo fa lo scadere dei 24, Meini sbaglia, rimbalzo in attacco preziosissimo di Marco Petrucci, 2-10 alla fine, 14 secondi per Montecatini, forza Circosta da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Moalli. Ancora un'altra occasione persa per la Fabiani per allungare. Moalli, Maruca, Moalli, Bolzonella va dentro, fuori per Castelletta, piazzato che non va, rimbalzo di Circosta dopo che l'ultimo tocco era stato di Pagani. Meini dentro per Rizzitiello, triplicato, fuori per Meini, ci riprova Guido, scarica per Petrucci dall'angolo, e il suo tiro e la sua mattonella, Marco Petrucci, è da tre punti il canestro di Marco.
Marco Petrucci, sono 7 per lui, 46-33. Moalli, Bozzolella stoppato da Petrucci, ma recupera il pallone il suo compagno, cross di Moalli che non tocca neanche il ferro. Tapi però non controlla il pallone, rientra Sant'Ambrogio, esce Moalli per Montecatini, esce Circosta, entra Bianchi, 1 minuto e 4 secondi alla fine, ma solo 2 i secondi per chiudere l'azione di Varese. Riceve Castelletta, fallo ingenuo di Petrucci su Castelletta allo scadere 24 secondi. Castelletta non poteva fare altro che tirare una preghiera. Petrucci dice che non ha commesso fallo. Comunque vada, una grossa ingenuità per Marco. Castelletta lo ringrazia tirando storto il primo libero. Secondo rimbalzo di Petrucci che si riscatta ampiamente prendendo questo rimbalzo. Rizzitiello per ancora Petrucci, la palla viaggia come un flipper per Montecatini contro la zona di Varese che ha perso un po' di intensità e ora sbaglia però questo mezzo rigore Tommaso Bianchi, peccato. Sempre 13 punti di vantaggio, 40 secondi alla fine del terzo quarto. Respinto Sant'Ambrogio, ottimo recupero di Bianchi, avrebbe quasi l'ultimo tiro del quarto. Montecatini, ci sono solo 2 secondi di differenza fra i due tabelloni. Meni per Rizzitiello, arriva Bianchi per Petrucci, penetrazione Petrucci, arriva fino in fondo, sbaglia però da sotto, peccato. 7 secondi per Varese, può costruire un buon tiro. Sant'Ambrogio va fino in fondo, tira da sotto, sbaglia, rimbalzo di Petrucci che poi l'ultimo tiro non va ovviamente a segno, ma il 46-33 con cui Montecatini chiude il terzo quarto è sicuramente meritato.
inizia l'ultimo quarto di questa partita che vede Montecatini in vantaggio di 13 punti. È entrato Del Frate al posto di Meini, sempre a zona la Fabiani, Maruca per Bolzonella, Castelletta, Sant'Ambrogio da 3 punti, dopo tanti tentativi non andate a segno, stavolta la guardia di Varese mette dentro la tripla importante perché impedisce a Montecatini di scappare, sono sempre 10 punti di vantaggio, ma Varese non molla. Bianchi, fallo di Maruca. Maruca, primo fallo. Primo fallo per lui. Circosta che prova a dare la palla a Di Giacomo. Poi arriva una serie di mannaiate, Di Giacomo va a guadagnarsi un fallo in mezzo all'area. Dovrebbe averlo commesso Pagani, vediamo un po'. Pagani, esatto. Secondo per Pagani, 2 liberi in arrivo per Emanuele Di Giacomo, che purtroppo non ha un buon rapporto con la lunetta, vediamo se mi smentisce. E infatti il primo invece va, meno male. Sbaglia il secondo, rimbalza in attacco di Petrucci, quindi Coach Campanella va con un quintetto senza Meini e Rizzitiello, giusto riposo per averli freschi nel finale. Del Frate da 3 punti, un cross, rimbalzo di Castelletta, 47-36, Castelletta, Bolzonella da 3 punti, sbaglia, rimbalzo non è controllato da Maruca, rimessa Fabiani, ancora 8 minuti e 46 da giocare. Bella palla di Circosta per Bianchi, poi la palla viene data da Bianchi a Di Giacomo, scambio in mezzo all'area, Di Giacomo va a guadagnarsi un altro fallo. Ancora Pagani, secondo fallo consecutivo per lui, terzo della sua partita. Ancora un viaggio in lenta per Di Giacomo. Di Giacomo realizza il primo libero. Secondo assegno, 2 su 2, importante per Di Giacomo. E riporta Montecatini a più 13, 49-36. Il tempo passa, 8-20. Sant'Ambrogio, Maruca ci prova da 3 punti, realizza. Ritorna a meno 10 Varese. Del Frate, Bianchi, quintetto sicuramente molto rischioso per Campanella, ora rischia la palla persa di Giacomo, Circosta per Del Frate che si infila nei guai, scarica per Bianchi da 3 punti, sbaglia, bello rimbalzo in attacco di Di Giacomo, Petrucci, riga di fondo per Di Giacomo, però la palla viene toccata da Sant'Ambrogio, palla persa, Bolzonella da 3 punti, Bolzonella sbaglia, rimbalzo di Di Giacomo che scarica per Circosta, fallo di Maruca su Circosta e attenzione perché Varese ha già esaurito il bonus, neanche 2 minuti e mezzo giocati nel quarto. Montecatini 0 falli e questa è una notizia importante perché d'ora in poi su ogni fallo fischiato la difesa varesina si andrà in lunetta. Varese finora 8 punti come Montecatini, 4 vinte e 3 perse.
ottimo direi anche l'esordio della curva voluta dalla società rossoblu. È stata aperta dopo anni la tribuna club sotto la vecchia tribuna curva est, con tanti di capultrà e di tamburi, un'idea portata avanti, sviluppata e concretizzata da Bruno Puccinelli, che è il team manager di Montecatini nonché presidente di One Team. E devo dire che l'idea di Puccinelli ha avuto successo, che la curva è esaurita. Ora c'è un fallo alla difesa di Montecatini, anzi no, all'attacco di Varese, quindi due liberi in arrivo per Del Frate. Del Frate non entra con due liberi. Sbaglia il primo libero Andrea Del Frate. Vediamo se il virgulto di Monte Carlo piazza anche il secondo. Sbaglia il secondo alla stessa maniera del primo. Peccato. 49-39, 6-55 alla fine. Sant'Ambrogio troppo libero da tre punti. Troppo libero Sant'Ambrogio. È uno che con tutto quello spazio fa canestro. Meno 7 per Varese. E mi sa che molto presto Campanella dovrà rimettere in campo Meini e Rizzitiello. Petrucci, 6 secondi per andare al tiro. Petrucci quasi palla persa, circosta, inventa un tiro forzato, poi Petrucci prende il rimbalzo sul tiro che non ha toccato il ferro, quindi infrazione di 24 secondi. E come era facile prevedere, tornano in campo Meini e Rizzitiello, escono Petrucci e Del Frate. Per questi 6 minuti e 20 di battaglia che rimangono da qui alla fine, Montecatini deve stare attenta ai canestri da tre punti di Varese. Maruca, Bolzonella, Maruca, Rizzitiello stava per recuperare il pallone. 5 secondi per chiudere l'azione della Celsanus. Rimessa per Maruca. Bolzonella si inventa un tiro, Bolzonella lo sbaglia, rimbalzo in attacco di Sant'Ambrogio, altro attacco per Varese. Di Giacomo su Sant'Ambrogio che inventa un canestro incredibile da due punti, ottima difesa di Di Giacomo, non poteva fare di più. Rizzitiello per Di Giacomo. Bianchi, penetrazione, bella palla per Di Giacomo, non può che segnare da sotto, ottimo assist di Bianchi, 7 punti Di Giacomo. Maruca, Bianchi, scusate Sant'Ambrogio, Maruca, Castelletta, Maruca, da 3 punti Maruca, realizza anche lui. Probabilmente ora sarebbe il caso di abbandonare la zona. Torna a meno 4 Varese. Circosta da 3 punti, sbaglia, rimbalzo in attacco di Di Giacomo. Palla, recupero concretizzato da Bianchi, Rizzitiello, ancora Bianchi, Meini, Rizzitiello, riga di fondo per Circosta, 4 secondi, Bianchi libero da tre punti importante, realizza la tripla Tommaso Bianchi, un canestro importante come l'aria, viene dato da due il canestro di Bianchi. 53-47 Sant'Ambrogio, Maruca da tre punti è corto, il rimbalzo è di Montecatini perché Circosta si era agganciato ai pantaloncini di Pagani, gli ha impedito praticamente di andare a prendere il pallone.
il grido della curva si alza per sostenere i ragazzi in questo finale. 4 minuti alla fine. Di Giacomo deve fare qualcosa, si muove, prende il suo movimento, forse passi, poi sbaglia però il tiro forzato da Di Giacomo. Rimbalzo di Sant'Ambrogio, 3,50, 6 punti. Sant'Ambrogio, adesso tiro dalla lunetta, sbaglia, rimbalzo di Bianchi, palla nelle sagge mani di Dimeini. 3 minuti e 40, 6 punti di vantaggio, 5 falli di squadra per Varese, 0 per Montecatini. Di Rizzitiello per Di Giacomo, fallo di Pagani che chiude qui la sua partita. Fallo su Di Giacomo. 5 falli per Pagani. Entra Innocenti. Ricordo che Varese senza Rovera e ha perso Sabbadini per infortunio alla fine del secondo quarto. Time out chiamato da Cecco Vescovi. 53-47 a 3:32 dalla fine. Sono 3 minuti e 32 da vivere intensamente, amici di TVL Sport TVL, Montecatini e Lunetta con Emanuele Di Giacomo che realizza il primo e porta il rossoblù a 3 tiri di vantaggio rispetto a Varese che non ha la minima intenzione di mollare. Di Giacomo, 9 punti per lui. Esce ora Di Giacomo, entra Petrucci. La miglior partita in rossoblù, senza ombra di dubbio, per Emanuele Di Giacomo. Più 8 Montecatini, 3 minuti e 23. Bolzonella, Sant'Ambrogio, è lui che sta guidando la rimonta di Varese, ora ci riprova da 3 punti, mamma mia, Sant'Ambrogio, mi sembra, se non l'ho contato bene, 11 punti consecutivi, più 5, bisogna ora fare canestro, andare a prendersi falli, Montecatini ricordo ha il bonus da sfruttare. Circosta si butta dentro, conclusione da sotto che non va purtroppo a segno, Bozzanelli è già dall'altra parte e Bianchi va a sprecare ovviamente un fallo. Bianchi non è secondo. 2:48 alla fine. Bolzonella, pericolo pubblico numero uno, passi di Bolzonella, poi Rovera da 3 punti. Maruca da 3 punti. Partita riaperta, 55-53. Meini, Bianchi per Rizzitiello che sbaglia da sotto, rimbalzo in attacco di Bianchi, bisogna tirare, Petrucci da 3 punti, sbaglia, rimbalzo in attacco di Meini che va a riprendersi un pallone preziosissimo, altri 14 secondi per Montecatini, 2 minuti alla fine, bisogna soffrire fino alla fine, fallo ora di Castelletta su Petrucci,
due liberi in arrivo per Petrucci. Fallo di Castelletta in quarto. Quarto fallo di Castelletta. Petrucci, due tiri liberi. Petrucci realizza il primo libero, ottimo anche il secondo, 57-53. Uomo per Montecatini, circosta su Sant'Ambrogio, Meini su Bolzonella, Innocenti per fallo adesso di Meini che è rimasto sul blocco di Castelletta. Comunque Montecatini ha ancora due falli da spendere, è il terzo di Meini, rimessa Varese a 1 minuto e 45, altri 14 secondi di grande difesa. Bolzonella supera con un grande movimento la difesa, però sbaglia un tiro apparentemente semplice. Rimbalzo di Petrucci, errore importante di Bolzonella. Montecatini deve girare la palla il più possibile. 1 minuto e 29, ne mancano solo 12 però di secondi per andare al tiro. Circosta per Bianchi, 5 secondi, Bianchi deve inventare penetrazione, palla persa, Bolzonella la recupera. Però poi la perde a sua volta, poi la recupera, mamma mia, 1 minuto e 10 alla fine, Sant'Ambrogio, Marruca, Innocenti per Castelletta, al tiro sbaglia, il rimbalzo è di Bianchi, lotta feroce, esce vincente il capitano, circosta, 50 secondi alla fine, Varese non fa fallo, sceglie di difendere. Congela il pallone, arriva a blocco di Rizzitiello, poi si apre, Bianchi, tiri prova importante, realizza di tabella Tommaso Bianchi, il canestro che mette probabilmente il cappello su questa partita. Errore di Sant'Ambrogio, e a questo punto fallo di Sant'Ambrogio su Meini, in tripudio la curva che chiama a raccolta il popolo del Palaterme, tutti in piedi per Montecatini che sta per tornare alla vittoria. Realizza Meini, realizza Meini, entrambi liberi, time out per Ceccovescovi, 18 secondi alla fine, il 2 su 2 di Meini, cementa il risultato per Montecatini, ma è stata fondamentale la tripla di tabella di Bianchi che ha portato Montecatini sul più 7, 60-53. Sarebbe un ritorno alla vittoria per Montecatini dopo tre sconfitte consecutive. E ora c'è anche la dedica agli amici di Pistoia da parte della curva. Prossimo impegno di Montecatini è per sabato prossimo, 26 novembre, a Moncalieri.
alle ore 21, mentre il prossimo impegno casalingo è per domenica 4 dicembre. Al Palatermi arriverà il fanalino di coda Enic Firenze. Riprende il gioco, Varese prova a ridurre il distacco con questa tripla di Sant'Ambrogio che va a segno, 6 punti, mancano 10 secondi, 6 punti, fallo immediato di Sant'Ambrogio. Vescovi prova a allungare la partita il più possibile, ma c'è poco da fare, soprattutto se Bianchi realizzerà almeno uno dei due liberi che porteranno Montecatini a 3 possessi di vantaggio. Eccolo lì, il canestro del match winner, perché è stata la tripla di Bianchi a 50 secondi dalla fine, forse anche meno, a sigillare la vittoria. Canestro da 3 di tabella allo scadere quasi dell'azione. 2 su 2 di Bianchi, fallo di Bianchi ovviamente perché Montecatini deve esaurire del bonus per impedire a Varese un tiro semplice. Coach Campanella guarda anche alla differenza canestri, non si sa mai. Ancora un fallo da spendere Montecatini, prova a spenderlo Meini, poi Sant'Ambrogio da 3 punti, è corto, rimbalzo di Bianchi, finisce qui 64-56, torna la vittoria alla Fabiani dopo 3 sconfitte consecutive. Lo fa al termine di una prestazione corposa, solida, soprattutto in difesa, perché i 56 punti sono il dato che coach Campanella vorrebbe vedere sempre. Una bella vittoria che porta Montecatini a quota 10 in classifica, superando proprio Varese che dei punti ne aveva 8. Purtroppo per problemi con il programma di statistiche non possiamo darvi i tabellini finali, vi do solo il parziale 64-56. Da Raffaello De Maio è tutto, arrivederci, a risentirci ai prossimi appuntamenti sportivi su TVL Sport TVL.